Ancora, Marco, intanto il primo pensiero che arriva, le conferenze stampa del capo del governo sono continue, no? Sono senza soluzioni di continuità, forse anche troppo, alcuni dicono, ma è sempre in conferenza stampa il capo del governo, ma ci ha fatto trapelare. Quando potrebbe esserci una vera novità dal punto di vista del ritorno alla normalità? Poi ti chiedo della la parte No, economica, no, eh? No, ancora no. no, non l'ho fatto dal punto di vista sanitario, non l'ho fatto assolutamente trapelare, nel senso c'è chi dice che serve almeno un mese, insomma quello che un pochettino circola dalle parti di Palazzo Chigi, ma certamente non nell'immediato. Conte, ovviamente non può essere fiducioso che a breve riprenda la normalità del paese, sa benissimo la portata della situazione, la portata dell'emergenza, per cui avendo sondato un pochettino il terreno con ministri, eccetera, personalmente mi sono fatto l'idea che prima di un mesetto non se ne parli, sia prematuro. Adesso stanno cominciando a studiare e fanno bene perché comunque le cose vanno prese per tempo, non bisogna venire presi in contropiede come purtroppo è successo con la gestione dell'emergenza del virus, stanno cominciando a studiare invece la ripartenza. Intanto bisogna prevedere, bisogna fare degli scenari, ma poi quando questi scenari entreranno effettivamente in azione è assolutamente prematuro dirlo e al governo sono i primi a saperlo. Marco, andiamo sulla parte economica. Allora, l'aiuto che gli italiani si aspettano, è stato fatto un altro annuncio rispetto ai comuni. Arrivano risorse anche per i comuni proprio per evitare un problema che si è evidenziato in modo particolare a Palermo con quella sorta di attacco al supermercato. A Marco Antonellis, oltre ai proclami, che altro c'è, Marco? Beh, per ora devo dire che c'è molta annuncite, chiamiamola così. Io inviterei ministri e primo ministro a parlare un po' di meno e ad agire molto più concretamente, insomma, più fatti e meno parole, perché poi il rischio è di creare un sovrappiù di aspettative che gioco forza, essendo poi i soldi pochini, quelle aspettative non verranno quasi sicuramente rispettate se non in minima parte, e con il rischio concreto poi di disordini sociali e di problemi a tutti i livelli. Cioè, anche la conferenza stampa di sabato sera, tutto sommato, per alla fine 400 milioni, che è una cifra appena passabile per un paese come l'Italia e per i comuni italiani, beh, forse la comunicazione andava gestita diversamente, si poteva tranquillamente fare un annuncio ma tenere il profilo basso senza pomparla come se fosse la panacea di tutti i mali. Così non è, così non sarà, anzi sembra un po' il gioco delle tre carte, perché poi vengono anticipati dei soldi che comunque dovevano finire nelle tasche dei comuni, che utilizzandole ora avranno un domani il problema, perché quei soldi che gli vengono dati adesso un domani gli mancheranno, ed erano quelli per gli stipendi, per i servizi. Qui insomma si rischia di entrare in un loop di sovraesposizione dove poi alla fine diventa un boomerang per lo stesso governo che per i cittadini. Quello che bisognerebbe fare, al di là di queste cose che comunque per carità vanno sempre fatte ed è meglio farle che non farle, però da un lato vanno gestite in un'altra maniera e dall'altro lato bisognerebbe dare una grossa iniezione di liquidità al paese, perché vedete, qua è stato fatto il decreto di marzo, ma i soldi nelle tasche degli italiani ancora non sono arrivati, e questo non va bene, perché questa del coronavirus, così come la battaglia dell'economia contro la recessione, la giochi sulla velocità di reazione, devi dare una reazione forte e soprattutto immediata. In queste partite qui il tempo è tutto, non ti puoi permettere di aspettare e non si può nemmeno scaricare tutta la colpa sulla burocrazia, perché è chiaro che se tu scrivi un decreto legge che è pari all'elenco del telefono, che assomiglia molto all'enciclopedia britannica, è chiaro che complichi tutto. Il decreto legge in una situazione di emergenza
va scritto in maniera ridottissima, vanno messi gli articoli necessari e poi si deve partire. Quindi il tema vero è che c'è anche un approccio, direi proprio culturale, di certi partiti politici che provengono da un retaggio molto vecchio. C'è un vecchio modo di fare politica che adesso va totalmente in contrapposizione con quelle che sono le esigenze della comunità, degli italiani. Servirebbe un maggior decisionismo, meno regole, però quelle che ci sono molto chiare e soprattutto che siano efficaci dall'inizio. Il decreto marzo, che è stato approvato ai primi di marzo, siamo ormai ad aprile e questa benedetta cassa integrazione ancora non l'ha vista nessuno, per dire una cosa, così come i famosi 600 euro, ancorché sono pochi, però ancora non l'ha visti nessuno. Questi erano soldi che dovevano già essere stati emessi, se ci fosse stata l'organizzazione. Sì, già emessi, giusta. già consegnati. No? Assolutamente, questo è il momento anche più urgente. Diventava un segnale di attenzione, direi quasi psicologico, anche nei confronti della comunità, dei cittadini, che si sarebbe sentita tranquillizzata da questa emissione di denaro. Il cittadino che pensa, se vede che fai un decreto e dopo un mese e mezzo, ancora non lo vede erogato. Tu vedi all'estero, penso all'America, ma anche la Germania o la Francia, da quando prendono una decisione a quando erogano i soldi passano pochissimi giorni. Non così in Italia. E i decreti, è vero che in Italia c'è il problema della democrazia, ma poi della burocrazia, però alla burocrazia il compito gli va facilitato, e come glielo faciliti? Evitando di scrivere una finanziaria anziché un decreto legge, evitando di scrivere talmente tante cose che alla fine non ci si raccapezza più nessuno. Questo è il tema, va aiutata anche la burocrazia a semplificare le cose, quindi mettendo poche norme ma chiare, esattamente quello che non è stato fatto in Italia ultimamente. Adesso in ballo c'è il decreto aprile, anche lì ancora non si sanno le cifre, c'è chi dice che saranno altri 25 miliardi, che comunque sono pochini, chi dice che arriverà a 50 e quindi più i 25 di prima fanno 75, cifre comunque non sufficienti se paragonate a quanto hanno speso Germania, Francia o la stessa Spagna, che stanno mettendo sul piatto della bilancia molti più soldi. Insomma, ci vuole un po' più di decisionismo in questa fase, ci vuole una regia centrale anche per la gestione dell'emergenza sanitaria, ci vorrebbe coraggio, molto coraggio, quel coraggio che purtroppo la politica italiana, piena di bizantinismi, piena di norme fatte col bilancino, non ha, e temo che chi non ha il coraggio non se lo possa dare. Questo poi rischia di metterci in difficoltà, e lo sta facendo anche con la trattativa in Europa, dove purtroppo in Germania sanno benissimo che molto spesso i politici italiani amano arrendersi senza nemmeno aver combattuto. Ai ai ai, che brutta nomea. Paolo chiede, breve Marco, vorrei chiedere al dottor Antonellis perché, oltre a dire che l'Europa non vuole gli Eurobond, perché non dice che ci sono delle nazioni che avrebbero un gran vantaggio con il basso debito pubblico all'emissione di questi Eurobond? Sì, assolutamente, c'è anche questo tema. La verità però adesso, al di là dell'Eurobond sì e dell'Eurobond no, l'Europa si fonda sulla solidarietà, è uno dei grandi temi storicamente, si fonda sullo Stato sociale, lo prevedono anche i trattati. Se stavolta non ci sarà solidarietà di fronte ad una situazione del genere, viene messa a repentaglio la stessa struttura europea. Quindi non sono tollerate delle sbavature molto gravi come quelle commesse dalla commissaria europea von der Leyen l'altro giorno, e prima ancora, forse ancora più grave, l'altra sbavatura commessa dal numero uno della BCE, la francese Lagarde. Una cosa inaudita, una cosa mai successa a memoria da parte di un presidente della Banca Centrale Europea, probabilmente da quando esiste la Banca Centrale Europea. È da non credere. Allora, ancora è breve sempre, Marco, caro Antonelli, ho sentito
che il genio Zanda del Partito Democratico, il tesoriere del PD, che naturalmente del PD scrive, ha detto che per finanziare l'emergenza diamo in pegno gli immobili di Stato come Palazzo Chigi e altri. Queste persone hanno fatto danni e continuano a dire delle stupidaggini come queste. Noi cittadini li paghiamo pure. Vorrei un suo commento, scrive l'ascoltatore. Dai. Sì, dico la verità, non mi è piaciuta per niente nemmeno a me questa uscita, l'ho trovata del tutto fuori luogo, anche perché sei in trattativa con l'Europa, devi mostrare compattezza. Torniamo al discorso di prima, c'è sempre qualche politico italiano che si arrende prima ancora di aver combattuto fino alla fine, cioè se leggono questa intervista, e sicuramente tramite le rassegne stampa internazionali gli sarà arrivata, se leggono le interviste, questa intervista in Germania, ci prendono Francia, per straccioni, dici tu, ma no, ti prendono come per qualcuno che si è già arreso, cioè se tu stai in trattativa e in un'intervista, quindi pubblicamente la leggono in tutta Europa, vedono che tu sei già disposto praticamente a mettere sul piatto della bilancia i gioielli di famiglia, che cosa pensano? La controparte che cosa pensa? È chiaro che non va bene se tu stai facendo una trattativa, perché ti mette subito in una situazione di debolezza, non va bene, cioè, mai uno si arrende alla fine, non prima.